sottolinea il grande intervento del professor Gallone. Adesso è il momento di uno dei fondatori, degli ideatori del nostro movimento, l'avvocato nonché scrittore Francesco Toscano. Ha scritto un saggio straordinario dal titolo Dittatura finanziaria, che è un po' anche il manifesto del nostro partito. Vai Francesco. Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi che siete intervenuti qui oggi così numerosi. Sono io che ringrazio te Giuseppe, lo dico in maniera non retorica, come ringrazio tutti voi che siete anche qui a questo tavolo, ma te in particolare, perché è stato dal nostro incontro fortunato che è nata l'idea di provare a tradurre in azione il pensiero filosofico che Diego Fusaro in questi anni ha sedimentato nel paese, per cui se siamo qui diciamo, merito, a buona parte di merito anche tu è riuscito ad organizzare, ricordo, una straordinaria conferenza a Barcellona Pozzo di Corto, sempre insieme all'amico Diego Fusaro, e dove arrivarono migliaia di persone. E la presenza così numerosa di tanta gente in un territorio che di sicuro ha fame di filosofia, ma che è anche assillato da altre contingenze, ha fatto scattare dentro ognuno di noi una domanda che si è rivelata decisiva. Ci siamo chiesti se questo paese può oggi esprimere, dare rappresentanza, dare voce a tutte quelle persone che erano lì, e a tante che non erano fisicamente lì ma erano lì con il cuore, che oggi si ritrovano escluse, marginalizzate, isolate, silenziate da un sistema violento fatto da una finanza ingorda che si nutre di suggestioni fasulle regolate da quei giornalisti pavidi che bene prima Bodega aveva dipinto. Ebbene, noi non abbiamo paura di scontrarci contro questo sistema. Non siamo pagati come altri che fanno finta di ridere o di far ridere, ma che poi all'atto pratico fanno piangere. Non abbiamo intenzione di insolentire masse da portare al macello. Non abbiamo intenzione di costruire dei movimenti che fanno finta di dare voce agli esclusi per poi venderci al miglior offerente una volta entrati nelle case di palazzo. Per quei personaggi di cartapesta, uomini senza scrupolo, che di fronte alla sofferenza crescente diventa sempre più larga di popolazione, non trovano di meglio da fare che irretire la propria gente, aizzarla con slogan vuoti, invitarli a mandare a quel paese tutte le vecchie classi dirigenti per cosa? Non per cambiare i paradigmi che prima noi abbiamo dipinto, ma per prenderne il posto e fare esattamente quello che prima gli altri hanno fatto. E quindi è il momento di andare non solo contro quel sistema, è vero quello che dicevano loro, cioè, questo è un buon momento per noi, perché il sistema adesso è più debole che nel 2011, non ci può più mandare l'uomo unto dal Signore, il Benedetto Monti, l'uomo che fece innamorare tanti giornalisti, tanti commentatori, l'uomo così prestigioso che venne a salvarci perché avevamo un debito troppo alto e ci lasciò non solo più poveri e bastonati, ma con un debito pubblico superiore a quello che aveva trovato. Perché questo sistema non vive solo nel bisogno, facchiane, ma è nemico della logica, di quella logica aristotelica che poi Diego magari ci spiegherà meglio di me. Speriamo. Allora vi dico che non tutto è perduto. Perché questo incontro dimostra, io vedo in sala tante persone che nel loro piccolo fanno ogni giorno delle battaglie in rete, piene di passione, piene di intelligenza, che oggi sono qui, e sono qui non per mania di protagonismo, perché tante volte queste forze che si oppongono al sistema muoiono per questo, per un narcisismo esasperato, perché ci sono troppi personalismi, perché io non voglio affetto di tanto questo sistema, si nasconde il desiderio di dare una svolta alle proprie vite, ma noi siamo un partito, non siamo un luogo
perché quelli che ci fregano sono i partiti non ideologici, sembrano più moderni, no? Sembrano migliori, sembrano più adeguati ai tempi. Ma cosa significa poi essere un partito non ideologico? Significa poter stare il giorno prima con Salvini, il giorno dopo con Renzi, il giorno dopo ancora con Zingaretti, significa fare le prostitute in politica e pretendere di non tenere una personalità che sia perduta. Così lo traduco nel concetto di posto ideologico. È una forma di prostituzione intellettuale, noi non siamo non ideologici, noi siamo ideologici. E siccome non abbiamo il margine del potere e del denaro che ci tiene insieme, qual è la grande forza che ci può fare stare insieme dopo la splendida giornata di oggi? È la condivisione di un sogno, di un'idea, di un sentimento, di una passione, di un desiderio, di una visione. Ma se noi non sapremo offrirla questa passione ad ognuno di voi che è qui, ai tanti che ci guarderanno da casa, questa grande magia di oggi sarà destinata a fallire, ad esplodere contro il muro dell'indifferenza, dell'incapacità, del non ascolto, dell'arroganza, della ibris. Perché è facile per un attimo di gloria perdere la lucidità. Io ne ho viste tante intelligenze, anche molto profonde, perdersi di fronte a una folla prodotta. Ma questo non è il momento dell'esaltazione, questo è il momento del ragionamento, è il momento della lucidità, è il momento di stare con i piedi per terra, è il momento di riconoscerci, innanzitutto fra di noi che siamo qui, di cominciare a vedere nel volto di ognuno di noi una persona che combatte la nostra stessa battaglia, uno di noi, creare una forza collettiva che esca da qui dentro e semini quello che c'è fuori, portando un messaggio di coerenza, un messaggio attrezzato, di verità, di cambiamento, offrendo un'alternativa che non sia emotiva, ma che sia radicata all'interno di un paradigma di pensiero, perché la difficoltà è questa. Ripoliticizzare le masse è indispensabile, ma per ripoliticizzarle noi abbiamo bisogno di ricostruire una scuola di formazione politica. Quando la politica era una cosa seria, tutte le classi dirigenti dei partiti principali venivano rigorosamente segnalate, selezionate dopo dei lunghi percorsi di studio, anche faticosi. Oggi invece basta conoscere il capo, basta magari sgambettare bene, basta essere particolarmente servite e si finisce in Parlamento, ma con una selezione al ribasso chi può mai difendere gli interessi di un'istituzione che sono abituati a non riconoscere fin dall'inizio? Del potere solo nella misura in cui non hanno scrupoli, solo nella misura in cui non hanno amore per la pace, solo nella misura in cui non hanno empatia per i deboli, solo nella misura in cui fanno schifo. Perché il vento della storia soffia dalle vostre parti. Per cui, cari amici, due flash su quelli che sono gli obiettivi fondamentali che noi andiamo a perseguire, sempre per dare carne a quel manifesto di loro. Io invito tutti a leggere il manifesto politico che noi abbiamo diffuso, credo che lì ognuno si potrà fare un'idea, anche con calma, fuori diciamo, dall'emozione del momento. Però ci tengo a sottolineare due aspetti che mi sembrano fondamentali. Noi dobbiamo imparare tutti ad approfondire il quadro macroeconomico nel quale ci troviamo, per questo abbiamo iniziato con due esperti di economia, perché oggi la macroeconomia è fondamentale e dobbiamo conoscere il nemico. E se non conosciamo il nemico ha già vinto in partenza. Dicevo un grande filosofo orientale che quando tu, se tu non conosci il tuo nemico e non conosci te stesso, perdi sempre. Se tu conosci te stesso ma non conosci il tuo nemico, perdi una volta sì e una volta no. Se tu conosci te stesso e conosci il tuo nemico, lo batti 100 volte su 100. E questo noi dobbiamo arrivare a fare. Conoscere bene la nostra forza e conoscere bene quella del nostro nemico.
e lo possiamo dire a viso aperto, perché noi non facciamo congiure di palazzo, noi facciamo quello che diciamo e facciamo quello che diciamo pubblicamente. Non ci sono finanziatori occulti dietro di noi e non ci sono obiettivi diversi da quelli che diciamo oggi qui davanti a voi. In secondo luogo, oltre alla macroeconomia, è importante capire il contesto geopolitico. Tanti si stupiscono di cosa accade in Europa, di cosa accade nella Brexit, ma del perché Trump ha mollato Salvini, di quali sono i veri sovranismi, di quali sono i finti sovranismi. Se noi non ci facciamo un'idea di quali sono veramente le forze in campo nel contesto internazionale, noi rischieremo di non capire mai il contesto e di prendere sempre una posizione che non è funzionale ai veri equilibri di potere che ci interessano. Per cui la nostra scuola di formazione che partirà a breve e che io credo possa essere trovare linfa vitale intorno prioritariamente al pensiero di Diego Fusaro. Adesso voglio fare un piccolo inciso prima di lasciare la parola a Diego. Io sono convinto, lo dico senza enfasi, senza retorica, che Diego Fusaro è riuscito sul piano generazionale a fare passare un'idea differente. È riuscito per primo a rompere degli equilibri consolidati che sono prima culturali che politici. Io credo che senza il suo martellante lavoro intellettuale e un certo giornalismo mainstream, quello più servile, quello più ottuso, tende ad oscurare, noi oggi avremmo fatto fatica a riempire questa piazza, questa sala intorno alle idee che stiamo veicolando. Quindi io penso che noi abbiamo un lavoro di riconoscenza nei confronti di Diego molto profondo e questo lavoro si vede a strada facendo. Perché le nuove generazioni si stanno già abituando ad uscire dalle gabbie predisposte dai decidenti e questo lavoro intellettuale e culturale l'hai costruito tu, Diego, e ci tengo ancora una volta a rimarcarlo. E questo è il lavoro che noi produrremo nel corso dell'impresa, questa nuova costruzione astratta, noi la renderemo una volta, forse per il popolo e per il popolo. Adesso Diego, ti prego di avvicinarti, adesso tocca a te, tutta questa gente qui principalmente per te. Io chiedo ad ognuno di voi se siete tutti d'accordo, ma credo che non ci siano dubbi, che non potendo tu avere dei ruoli operativi all'interno di questo consesso, perché la tua funzione è quella del garante, è quella dell'ideologo, è quella di colui il quale indica una costruzione di pensiero, ci indica diciamo, una strada filosofica ed intellettuale, però tu devi essere il presidente onorario di questo consesso e quindi credo che si possa